Ah, 5% est ogni volta che usiamo il mago. Sì, questo sarebbe stato buono. Cioè, comunque il suo value ce l'ha. Mettiamola così. Dato che non so se sono in shock. Poi c'è gente che ancora non lo sa, si vede. Niente, la mano è veramente strong, raga. Io trovo che la mano sia veramente forte. Cioè, sono pochi cazzi, raga. È veramente forte. Questa va la cassetta. Sì che va la cassetta. Non se riesco. Raga, è veramente troppo strong sta cazzo di mano. Ci sono sicuramente i counter, però in questo momento il fatto che l'hanno buffato si sente tanto il buff alla mano. La mano è rotta, il volare è divertente. La sfera di alcune mappe è ottima. Gli scheletri... No, gli scheletri fanno cagare, a prescindere. Gli scheletri proprio a prescindere fanno abbastanza cacare. E ci sono due medikit per terra. Ma è stato un po' inutile l'alzata di pallet. Nice. Ace di scotti si chiama Meg, ho visto adesso. Forse manca di calcio per gli scheletri. Bella anche la rottura che ha comunque sui gen, eccetera. Tra l'altro 12 metri di aura reading su Lich permette di vedere esattamente quando qualcuno va a fare un save, perché ci sono 3 medikit in fila. Quindi se qualcuno va per il save lo vediamo per forza. Ma ha snappato le dita. Cos'è che ha fatto? Cos'è, cazzo sei diventato? Thanos? Lì ho visto un corvo volare. E questo non l'ho visto arrivare. Ah, perché c'è anche chi ha stravolgimento, giustamente. È movimentato come killer. Ma è un killer lento. È un 4.6. Come tutti. Però se non sanno il counter è forte. 4.6 è la velocità base del kill. La velocità in cui si muove. Minchia, istantaneo comunque il tirarlo su così, eh. Col 50% extra è letteralmente istantaneo.
Oddio, ma sono perso. Raga, ma non si vedono gli scratch marks, cioè. Vabbè. To the sky. Ciao Eddie, come sto andando? Molto bene, grazie. Vedi che comunque li costringi o a mollare il loop o comunque a crouchiarsi. E quindi prendi un po' di distance, ecco. Teoricamente va usato sulle finestre, perché comunque li costringi a non poter usare le finestre, in sostanza. Qualcuno è ancora quel gen là. In più è un bonus lag al posto tipo di... come cazzo si chiama? Dice cacciatore di cervi, se proprio volete slaggare questa build così. Perché ti dà un po' molte info. Vorrei capire dove sono. Cioè nel bene o nel male... Nel bene o nel male puoi prendere un po' di value, perché comunque hai info di tutta la zona dove vuoi. Soprattutto se vuoi farti magari una trigion. Anche se non è questo il caso. Ma se facessi tipo una cosa del genere? Beh, prende meno distance così. Ok. Usarli così non sono male gli scheletri. Ti avvicini lì e provi a castarli. Non è così male in questa maniera. Ti dà un po' di value almeno. Prendono meno distance. E ormai se non si abbassano te lo schivano. Ti riprendi molto velocemente. Mi sa che sto game lo perdo tranquillamente. Oh, l'ho preso, nice. Il surf è maschio o femmina? Se è maschio o femmina, dipende dalla skin che metti. Potrei camperarmi la 2K qua, ma non ce voglio. Devo cercare di fare più 4K possibile. Qua è vuoto un coro. Mi sa che sono andati entrambi a fare il save adesso. The Dard. Sì, però ci sono ancora persone che non lo sanno. Ah, la mano. Oh, mi hanno rubato la mano di Vecna. No, la mia mano. Come avete usato? Questo adesso come minimo entra in un locker. Madonna. Quello ha il nuovo perk della coppia, maledizione a lui. Ok, ora non può più entrare nel locker. No! L'ho aiutato quasi. Non posso ancora fare il mare. Perde la coppia. Sì, può mettere una coppia stazionaria nella zona. Di un pallet, di un gen, scusa, di un totem. Che sei entrato in un locker? La risposta è sì. Che palle, devo portarla lontano. T-tier, no? Ma non si vedeva che stava wigglando. Solo a me non sembrava che stesse wigglando. Quindi ero tranquillissimo.
Sa che l'hanno buffata. Sì, è molto più forte rispetto alla PTB. Quello sicuramente. E niente. Entrate in un locker quella. Ah, si è curata. Con il locker si è curata. Barry Bennett. Slago sperando che non abbia Unbreakable. Let's go. E si fa il mori personale. Splat. Stronza. Non rimane lo stun di Vecna. Non lo so, non sono ancora stato stunnato onestamente col super. Beh, sto morendo, ma questo è quello personale. Ciao Deadrill. È più veloce, è veloce ragazzi, è quello che serve. Serve che faccia, pa, morto, istantaneo, senza doverlo portare al gancio, senza niente. Die by my hands. Oh, a me piace. C'è poco da dire, a me piace. Ho fatto anche l'altra qua, l'altro achievement, let's go. Sì, bisogna probabilmente ammazzarlo col Mori.